Un saluto a tutti gli amici di BEPS e benvenuti a questa nuova puntata di In Cucina con BEPS. Oggi prepareremo le lasagne al forno. Gli ingredienti necessari sono lasagne all'uovo 21 sfoglie, parmigiano reggiano DOP 250 grammi, carne di suino macinata 250 grammi, manzo polpa tritata 500 grammi, passata di pomodoro 250 grammi, carote 50 grammi, cipolle 50 grammi, sedano 50 grammi, latte intero 40 grammi, olio extravergine d'oliva circa un cucchiaio, sale fino, pepe nero, vino bianco 250 grammi e acqua 3 litri. Per iniziare tritiamo il sedano, le carote e la cipolla. Riscaldate l'olio in tegame e aggiungete il trito di verdure e stufate per una decina di minuti a fuoco dolce, mentre mescolate di tanto in tanto. Trascorso il tempo, il soffritto dovrà risultare appassito ed il fondo del tegame asciutto. Unite la carne di mando macinata e grossa ed il macinato di maiale. Anche le carni dovranno rosolare lentamente per una decina di minuti, perciò mescolare per sigillare bene. Inizialmente fuoriusciranno tutti i succhi, ma una volta asciugati potrete sfumare con i 250 grammi di vino. E andiamo a sfumare con il vino bianco. Quando il vino bianco evapora e la padella sarà ben asciutta, andremo ad aggiungere la passata di pomodoro. Una volta evaporato il vino bianco, aggiungiamo la passata di pomodoro. Mi raccomando, mescoliamo sempre bene. La cosa più importante nella cucina è mescolare. Una volta aggiunta la passata di pomodoro, andremo ad aggiungere un litro d'acqua. Una volta aggiunto il litro d'acqua, andremo a cuocere a fuoco medio per circa un'ora. Dopo aver aggiunto gli altri 2 litri d'acqua e aver atteso che evapori, adesso aggiungiamo i 40 g di latte e mescoliamo ben bene. A questo punto il ragù è pronto e potremo iniziare la preparazione della besciamella. Mettete a scaldare il latte e mettete a scaldare anche il burro. Quando il burro è sciolto lo versiamo dentro questo contenitore insieme alla farina e mescoliamo energicamente con la frusta per ottenere una cosa senza grumi. Mettiamo il composto nel pentolino e lo doriamo un poco. Mettiamo un pizzico di sale dentro al latte. Adesso uniamo il composto al latte e mescoliamo bene. Mescolate dolcemente la besciamella, non con la frusta elettrica, che non diventa un poco più densa e raggiunge la giusta consistenza. A questo punto mettiamo sulla teglia uno strato di besciamella uniforme. Dopo la besciamella facciamo uno strato di lasagne. Thank you.
adesso un altro sottile estratto di besciamella. E dopo uno strato di ragù. Ricopriamo bene tutta la superficie col parmigiano. E adesso facciamo un altro strato di lasagne. Adesso un altro strato di besciamella. E dopo la besciamella un altro strato di ragù. Una volta terminati gli strati, le lasagne vanno infornate a 200 gradi per circa 25 minuti. Controllate dal fuori dal forno e quando vedete che sopra c'è una crosticina invitante vorrà dire che le lasagne sono pronte. E nel nostro caso, dopo circa 30 minuti di cottura in forno, le lasagne sono pronte. E buon appetito! Mamma che buona!